Seppie freschissime, pronte per fare un bel sugo nero. Si vede il nero. Questa ora mia mamma la aprirà. Consegno le seppie a mamma e a Giuseppe, a Masante e a Giuseppe, così li preparano per fare un bellissimo sugo nero. Ecco come si puliscono le seppie. Ed ecco il sacchetto. Il nero piace a tutti. Il sacchetto serve per fare nero. Queste ora vengono tagliate a filetti, tutte a listarelli. Vengono belle pulite perché a volte ci può essere un po' di sabbia. Ora stiamo tagliando le seppie per fare il sugo col nero, le seppie che precedentemente la zia Sandra le ha pulite e ora le tagliamo a striscioline. Per fare il nero ci occorre le cipolline tritate. Abbiamo le sacche ovviamente per fare il nero, prezzemolo, olio di oliva, salsa di pomodoro e ovviamente non possono mancare le seppie. Aggiungiamo le cipolle, lo mettiamo sul fuoco e ora stiamo facendo soffriggere la cipolla. Aspettiamo che si dori e aggiungiamo le seppie che abbiamo tagliato a pezzettini, in abbondanza. Adesso continuiamo a far rosolare le seppie e poi facciamo una bella sfumata di vino bianco. Facciamo rosolare per bene. In genere, prima di sfumare si sente sempre un piccolo scoppiettio. Allora, sfumiamo col vino bianco. Bella manciata di prezzemolo. Ovviamente sono queste che portano il sapore assoluto perché, vista la quantità, la sacca alla fine ci serve soltanto per colorare, ma il sapore è tutto qua. Spezziamo un po' il peperoncino, un pizzico di sale, già viene di mangiarlo soltanto così. Queste sono ricette che sono tramandate di generazione in generazione. Dobbiamo tagliare tutti i sacchetti. Con una Abbassiamo un po' forbice la fiamma. tagliamo tutti i sacchetti. Facciamo riprendere tutto il sugo con le seppie. Spengo un pochino la fiamma. Il segreto di un buon piatto è sicuramente non risparmiarti il condimento. Perché è il sapore che è il condimento che te lo porta. Il nero, come dicevo prima, serve soltanto a colorare alla fin fine. È la quantità di seppie appunto che porta il sapore a un buon piatto. Aggiungiamo la nostra salsa di pomodoro. Aggiungiamo un poco di acqua perché il sughetto deve stringere. Adesso facciamo cuocere a fuoco lento per un'ora e mezza. Il segnale è quello, quando la seppia comunque È è cotta. tenera, è cotta. I sapori di una volta. Salutiamo amici di Bella Sicilia, di Onda TV. A Arrivederci. presto.